Nascerà a stretto giro nel piccolo comune di Tossicia una delle prime comunità energetiche rinnovabili della nostra regione. Questo grazie all'aggiudicazione del progetto da 2,5 milioni di euro nell'ambito del programma Next Alpennino del Piano Nazionale Complementare Sisma 2009-2016. Il progetto a cui abbiamo partecipato vede coinvolti il comune di Tossicia e i privati. Sostanzialmente abbiamo puntato sull'efficientamento energetico, quindi sull'installazione di fonti rinnovabili sugli immobili comunali. Questa idea poi si aggiunge ovviamente il partenariato con i privati, quindi i cittadini di Tossicia. Questo permetterà un risparmio energetico, quindi anche un abbassamento dei costi? Sicuramente, l'obiettivo è quello appunto della transizione ecologica, pertanto tutte le misure idonee per raggiungere l'obiettivo della tutela ambientale e del maggior risparmio per le famiglie. Questo ambizioso progetto coinvolgerà ben 48 pod, ovvero i titolari del punto di connessione dell'unità di consumo. Grazie alla sinergia tra il Comune di Tossicia e il Consorzio Punto Europa, si potranno coordinare i lavori di costruzione di 12 centrali di produzione elettrica da fotovoltaico, oltre che interventi strategici finalizzati all'efficientamento energetico, alla riduzione delle emissioni di CO2 e alla sicurezza sismica degli edifici pubblici. Sì, un finanziamento del Next Appennino di 2 milioni e mezzo di euro per una comunità viva, vivace, che vuole combattere, vuole resistere anche all'alzamento dei prezzi energetici, che sappiamo è diventato un tema centrale. Nel periodo estivo i prezzi sono abbassati, ma voi sapete che poi nel periodo invernale i prezzi dell'energia torneranno a crescere. Allora cercare di abbattere le bollette attraverso la costituzione di una comunità energetica, condividere le migliori pratiche, condividere anche un'idea green della propria comunità, mettere a disposizione i tetti non solo degli enti pubblici, della comunità montana, ma anche dei cittadini, far sì che le imprese possano beneficiare di un abbattimento dei costi energetici, ma anche riutilizzare le economie per nuovi servizi e opere pubbliche per il comune. Questo è l'obiettivo che si è dato il comune di Tossicia con il sindaco, l'amministrazione, con 48 famiglie e imprese che hanno deciso di aderire.